Isaia capitolo 26 versetto 4 dice: confida per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Amen. Il Signore è la nostra roccia. Qualsiasi cosa succede nella nostra vita, Lui è la nostra roccia dove aggrapparci. È la cosa più sicura che abbiamo in questo mondo. Amen. Cari, vi invito ad alzarvi e lodiamo tutti insieme il Signore con questo canto che dice: io mi rallegro quando vado al Signore. Ci rallegriamo, Signore, quando veniamo, Signore, nella Tua dimora, Signore. Grazie, Signore, perché le porte sono ancora aperte, Signore, e noi possiamo venire, Signore, quando, Signore, Tu ci hai chiamati, Signore. Grazie, Signore, perché Tu, Signore, ci ricevi sempre a braccia aperte, Signore. Ti ringraziamo, Signore, e ancora vogliamo cantare con gioia, Signore, perché Tu sei la nostra forza, Signore. Amen. Quanto credono che il Signore è la nostra forza? E allora cantiamo con gioia al Signore.
Muovi il cielo adorando Lui, celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui, celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi. Alleluia, benedetto il nostro Signore, amen. Cari, perché? Con un aggettivo, perché oggi dobbiamo esultare il nostro Re? Esulta il Re, come abbiamo cantato. Perché? Cosa ha fatto nella tua vita? Di una cosa che il Signore ha fatto nella tua vita. Perché? Amen, perché Lui è grande. Perché ancora? Che tanti di noi, perché? Perché ci ama, alleluia. Perché Dio è amore. Amen. La pace. Alleluia. Perché il Signore è degno, perché Lui ci ha dato la salvezza, amen. Perché Lui ci ha riscattati dal peccato dove eravamo, ci ha dato la vita eterna, amen. Quanti di noi credono che veramente abbiamo la vita eterna nel Signore? E allora dobbiamo continuare a esaltare il Signore, perché Lui è il nostro Redentore, amen. Cari, vi invito a sedervi, apri la Bibbia. In Isaia capitolo 12 leggiamo una lode al Signore di Isaia. Isaia capitolo 12, che dice: in quel giorno dirai: io ti lodo, Signore. Infatti, dopo esserti adirato con me, la tua ira si calmerà e tu mi hai consolato. Ecco Dio, ecco Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza, è il mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua delle fonti della salvezza, e in quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccesso. Salmeggiate al Signore perché ha fatto cose grandiose. Siano esse note a tutta la terra, abitanti di Sion, grida, esulta, poiché il Santo di Israele è grande in mezzo a te. Cari, quanti di noi crediamo che il Signore è grande, che il Signore è la nostra salvezza? Noi non possiamo far nulla per guadagnare la nostra salvezza. È il Signore che per grazia, per misericordia, ce la dona, perché è un regalo che Lui ci fa a noi. Però noi dobbiamo accettare quel sacrificio che ha fatto Gesù Cristo sulla croce. Se tu hai accettato quel sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce e hai accettato Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore, allora la salvezza è anche per te oggi. E allora sarai salvato, avrai la vita eterna, perché Gesù Cristo è venuto proprio per liberarci dalle catene del peccato e per darci la vita eterna. Però dobbiamo seguire Lui, dobbiamo camminare con Lui. Tante volte, cari, stiamo attraversando momenti difficili nella nostra vita, che magari il mondo ci porta lontano da Gesù, ma anche in questi momenti difficili dobbiamo continuare a camminare con il Signore e a ringraziarlo per ogni cosa che Lui fa nella nostra vita. Anche le cose brutte, tante volte a noi sembrano brutte, però dobbiamo attraversarle per fortificarci sempre di più nella fede e arrivare fino al traguardo che il Signore ha stabilito per noi. Amen. Amen. Cari, oggi noi vogliamo celebrare tutti insieme la Santa Cena. La Santa Cena è per quelli che credono in Gesù Cristo. Tu credi in Gesù Cristo? Amen. E allora la Santa Cena è per te oggi. Perché Gesù ha detto, quando è venuto: fate questo in memoria di me. E noi oggi vogliamo ricordare quel momento quando Gesù Cristo era qui sulla terra e ha rotto il pane e ha condiviso il vino con i suoi discepoli. E quel momento è stato un momento bellissimo, perché Lui ha fatto una promessa che un giorno saremo tutti insieme con Lui
a fare la Santa Cena, a rompere il pane e a bere del vino insieme, a festeggiare con il nostro Signore. E oggi, cari, qui abbiamo il pane, abbiamo il vino. Non è che il pane è qualcosa di soprannaturale, no, il pane è pane, il vino è vino, però il soprannaturale è quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, è quello che Gesù sta facendo nella nostra vita, come il Signore ci sta fortificando sempre di più. Tu credi in Gesù? Stai veramente camminando con Gesù? E allora il Signore ti dà una benedizione. Cari, chi può partecipare alla Santa Cena? Se tu hai accettato Gesù nella tua vita, puoi venire a fare la Santa Cena, perché chi ha accettato Gesù è accolto da Gesù. Se tu sei stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, allora puoi venire a fare la Santa Cena. Qui si parla di un battesimo non da piccoli, ma da grande. Quando una persona veramente ha capito chi è Gesù Cristo, quando veramente una persona ha accettato Gesù Cristo. Un bambino, sì, è benedetto dal Signore, però in quell'età non può accettare Gesù Cristo. Qualcun altro lo fa, per tradizione, e allora gli fanno fare il battesimo. Ma noi da grandi dobbiamo veramente accettare Gesù Cristo e poi prendere la decisione di fare il battesimo. Se ancora non hai fatto il battesimo, cari, allora preparati, perché è un comandamento del Signore. E allora noi dobbiamo essere pronti a camminare con Lui e essere battezzati. E numero tre, tu devi camminare con il Signore. Se tu hai accettato, hai fatto il battesimo e stai camminando come il Signore dice, e allora la Santa Cena è per noi. Perché chi ha fatto i primi due passi e poi cammina come il mondo, e allora è meglio che aspetti, che ritorni sui passi di Gesù Cristo, prega, chiede perdono e poi dopo viene a fare la Santa Cena. Amen? Amen. Caro, se tu manchi in uno di questi punti di aver accettato Gesù Cristo, oppure non hai fatto il battesimo, sei benedetto lo stesso dal Signore. Però il Signore vuole che tu pian piano cominci a camminare con Lui, a prendere la decisione di fare il battesimo e dopo puoi venire a fare la Santa Cena. Se non l'hai fatto il battesimo, stai seduto, prega al Signore che il Signore ti possa aprire il cuore e ti possa mettere questo proprio nel cuore di fare il battesimo, di ubbidire al suo comandamento. Amen. Io vi chiedo adesso di prenderci magari un attimo per proprio chiedere perdono al nostro Signore, per stare davanti alla sua presenza, pregarlo, pregalo nella tua mente, stai un attimo lì e comincia a prendere e chiedere perdono al Signore. Come dice Paolo in Corinzi 11, primo Corinzi 11, leggerò solo il versetto 28 che dice: ora ciascuno esamini se stesso, così mangia del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve è un giudizio contro di lui, perciò chi mangia e beve poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne del corpo del Signore. Perciò che ognuno di noi si prende questo momento veramente per esaminare se stesso e per chiedere perdono al Signore. E poi, cari, che veramente tanti di noi possiamo ubbidire a questo comandamento del Signore e veramente ubbidire a quello che il Signore ha detto: fate questo in memoria di me. Che uno alla volta ci alziamo, veniamo a prendere il pane, il vino e ritorniamo al nostro posto. Dopo preghiamo insieme e condividiamo la cena del Signore. Amen. Chiedo a Pablo di mettere al fratello Tommaso di mettere un sottofondo.
E dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Amen. Chiedo a un fratello che possa pregare per il corpo, per il pane che rappresenta il corpo di Gesù Cristo, per il sacrificio che ha fatto sulla croce per noi. Che un fratello possa pregare. Amen. Sì, Signore. Amen. Amen. Versetto 27 dice: poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede a loro dicendo: bevete tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti e per il perdono dei peccati. Amen. Chiedo a una sorella che possa pregare veramente per il vino che rappresenta il sangue di Cristo che ci ha purificato dai peccati. Amen, amen. Mangiamo. Amen. Cara, è una gioia condividere la Santa Cena tutti insieme, perché il Signore ce l'ha comandato di farlo e noi lo facciamo per ricordare il nostro Signore. Amen. E poi è anche una gioia perché nel versetto 29 di Matteo 26 dice: vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Amen. E allora questa è una promessa che il Signore ci fa a tutti quanti, che un giorno saremo nel regno del Padre, tutti insieme a gioire al Signore. Amen. Cari, e adesso che tanti di noi possiamo ringraziare il Signore, che possiamo pregare al Signore con quello che è nel cuore, quello che ti senti, mettilo davanti al Signore. Giacomo 5,13 dice: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti, canti di gioia. Perciò preghiamo, ringraziamo il Signore per ogni situazione. Amen. Che tanti di noi possiamo ringraziare il Signore e lodare Lui e pregare.
Signore, ti ringrazio, Signore, per la tua presenza, Signore, nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, Signore. Ti ringrazio, Signore, perché tu ci proteggi da ogni cosa, Signore. Ti ringrazio, Signore, perché tu ci hai benedetti già dall'eterno, Signore. E tu ci benedirai sempre, Signore. Grazie, Signore, per questa chiesa, Signore. Grazie, Signore, per i fratelli che sono qua. Grazie, Signore, per come stai lavorando in noi, Signore. Formaci bene, Signore, scolpiscici, Signore, fai che possiamo camminare sempre con te, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Thank you.
Cari, vi invito ad alzarvi, facciamo ancora un altro canto e poi ascoltiamo la parola del Signore che predicherà il pastore Fabiano. Vogliamo offrire noi stessi, Signore, a Te, Signore, perché Ti apparteniamo, Signore. Benedici, Signore, questo momento di ascolto della Tua parola, benedici le labbra del pastore Fabiano e fai che questa parola possa veramente stare dentro di noi, che la possiamo mettere in pratica, nel nome di Gesù. Amen. Vi saluto nell'amore del Signore. Amen. È con gioia che noi siamo qui questa mattina per ancora una volta ascoltare la parola del nostro Signore. E noi questa mattina vogliamo aprire la Bibbia nella lettera di Paolo ai Colossesi, Colossesi capitolo 1. Noi leggeremo soltanto due versetti, Colossesi capitolo 1, versetto 1 e 2. Quindi molto breve la lettura, lettera di Paolo ai Colossesi capitolo 1, 1 e 2. È giusto la brevissima introduzione che Paolo fa in questa, che è una delle sue importanti lettere. Paolo ne ha scritto 13 di lettere, quindi noi vogliamo questa mattina incominciare un cammino durante le prossime domeniche, sia per la chiesa di Rimini, per la chiesa di Cesena, che noi ascolteremo Dio parlando a noi attraverso questa lettera di Paolo. Colossesi capitolo 1, da 1 a 2, anche per chi ci segue da casa, il nostro saluto, che la grazia del Signore stia sopra la tua vita, anche te a casa, leggi la parola di Dio e fai entrare la potenza di Dio attraverso il suo amore. Colossesi capitolo 1, di 1 a 2, avete trovato, cari? Amen. Amen. Dice così la parola del Signore. Hai trovato, carissima? Perfetto, allora dice così la parola del Signore: a Paolo,
apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi sono soltanto due versetti e magari uno direbbe, ma che cosa ci sono in due versetti che magari questa mattina mi può edificare la mia vita? È giusto un'introduzione. E noi sappiamo, cari, che qui noi possiamo trovare una ricchezza profonda per la nostra vita quando noi andiamo a indagare, a verificare quello che il Signore ha riservato per noi in questa scrittura, perché qui noi troviamo almeno quattro cose fondamentali, aspetti fondamentali per la vita del credente. Io posso citare già brevemente che il numero uno è quella di una cosa fondamentale per tutte le persone, è conoscere la volontà di Dio per la nostra vita. Amen. Numero due, noi abbiamo bisogno anche di un'altra cosa fondamentale, che è la mia relazione con le altre persone che sono in Cristo. Io devo prima conoscere la volontà di Dio. Numero due, la mia relazione con le altre persone che sono in Cristo. Numero tre, ossia io mi devo anche identificare o dimostrare attraverso la mia vita e cammino con Dio se sono un credente spirituale o se sono un credente carnale. Un'altra cosa molto importante. E per fine, non meno importante, un'altra cosa fondamentale per la vita del credente è questa necessità che noi abbiamo tutti i giorni nella nostra vita di due cose fondamentali: la grazia e la pace del Signore. Quindi è una lettera che già subito Paolo mette davanti a noi il primo, secondo contorno, il dolce, ossia perché noi ci possiamo soddisfare e essere veramente edificati dalla parola di Dio. Quindi noi abbiamo Paolo. Paolo, quando è che scrive questa lettera? Lui non si trova in una crociera, ma si trova nel carcere. Paolo è stato incarcerato almeno due volte durante la sua vita ministeriale, e questa è la prima volta. Lui si trova a Roma, e quando scrive questa lettera, in quello stesso periodo, ci sono altre quattro lettere dell'apostolo Paolo che lui scrive in questo periodo. Quindi, oltre a Colossesi, noi abbiamo Filippesi, Efesini e Filemone. Sono queste quattro lettere della prigionia, diciamo così, che sono conosciute da tutta la Chiesa di Cristo nel mondo, Paolo che scrive. Un'altra cosa interessante, prima di entrare nell'argomento di questa mattina, Paolo non era mai andato a Colosse. Lui non era andato, ma era, ossia, in qualche modo il Vangelo era arrivato ai fratelli. Infatti nel capitolo 2, versetto 1 dice: desidero infatti che sappiate che l'arduo, quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che, guardate bene, che non mi hanno mai visto di persona. Avevano sentito parlare di Paolo, ma qui l'uomo che Dio aveva usato per predicare la parola era Epafra. Guarda che bel nome per il futuro figlio, no? Metti questo nome, Epafra. Questo che era un uomo veramente di Dio, voi vedete com'è, per esempio, noi ne parleremo di questo fratello in Cristo, ma se guardate com'è, per esempio, nel versetto di numero 7, secondo capitolo 1, versetto 7, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Quindi Epafra, che conoscendo Paolo, lui conoscendo la parola, predica la parola di Dio, forma questa chiesa. Poi ci sono delle difficoltà nel contesto della città di Colosse, cose che la chiesa stava affrontando, e Epafra lascia lì un attimo la chiesa, va verso Roma per incontrarsi con l'apostolo Paolo, per essere istruito dall'apostolo, per dopo tornare, portare anche questa lettera. E questa chiesa, cari, si trova oggi in quello che è l'Asia Minore. In effetti non si chiama più Asia Minore, ma quello che per noi oggi è conosciuto come la Turchia. Non so se voi sapete, ma nella Turchia, nel territorio attuale della Turchia, molte delle chiese del Nuovo Testamento vi si trovavano proprio in quella zona geografica. E quindi anche qui noi troviamo questa chiesa, Paolo che scrive questa lettera, e lui dà delle cose davvero importantissime e essenziali per la nostra vita. Qual è la prima cosa fondamentale per la vita del credente? Per la vita dei credenti a Colosse, guardate che questa è una lettera,
ok? È una lettera. Paolo sta scrivendo una lettera per i fratelli. Io non vi ho mai incontrati, però vi mando una lettera. E nella mia introduzione, guardate che è una cosa caratteristica delle lettere dell'apostolo Paolo e anche delle lettere antiche, perché oggi non so quanti di voi avete mai scritto una lettera. Io, per esempio, a mia moglie, quando eravamo fidanzati, ne scrivevo almeno una alla settimana, giusto, Anne? Io, noi facevamo lo scambio, no? Io mandavo una lettera, lei mi mandava un'altra, perché noi vivevamo distante, che io stavo già all'università, e quindi facevamo così. Però di solito, Anne si ricorderà, che io mettevo la mia firma, il mio nome, alla fine della lettera. Paolo invece qua, come era l'usanza antica, lui mette la prima cosa che scrive il suo nome. Sono io che sto scrivendo questa lettera. E Paolo nell'escrivere, nell'identificarsi, è molto importante, perché lui in qualità di servitore, lui non scrive il nome per mettersi in mostra, ma lui scrive il nome per identificarsi con i fratelli. E lui sta dicendo questo, che la prima cosa fondamentale per noi è conoscere la volontà di Dio per la nostra vita. Quanti di voi conoscete perfettamente, profondamente, la volontà di Dio per la tua stessa vita? Paolo dice così, Paolo apostolo di Cristo Gesù, per volontà di chi? Per volontà di Dio. L'apostolo Paolo sta dicendo, se io sono un apostolo, e apostolo vuol dire un messaggero, apostolos dal greco vuol dire inviato, Paolo sta dicendo, io sono un inviato da parte di Dio, da parte di Cristo Gesù, e il mio compito è quello di, attraverso la volontà di Dio, esecutare la volontà del Signore per predicare il Vangelo. Quanti di noi oggi abbiamo bisogno di conoscere la volontà di Dio? Quanti di noi, magari una persona può essere persa, o forse, immagina una persona che man mano si sta avvicinando al Signore, e che cosa ha bisogno? Di direzione nella vita. Uno dei problemi più grandi che noi troviamo nel mondo è gente senza uno scopo, gente che non sa perché esiste, gente che dice, ma io perché sono qui? Le famose domande filosofiche, chi sono, perché sono qui, che cosa devo fare, è questa la mia vita? Paolo questo non aveva dubbi. Quando e perché? Da quando aveva incontrato Cristo Gesù. Da quando lui aveva avuto un incontro personale con il Signore, la sua vita è stata trasformata. E sapete qual è la buona notizia? Che se tu conosci il Signore, tu hai un proposito di vita anche per te. E il Signore vuole far rivelare questo proposito per la vita del credente, perché il Signore vuole lavorare nella tua vita. E se tu non lo sai, accostati ancora di più al Signore, accostati ancora di più alla sua parola, per lasciare il Signore trasformare la tua vita, perché tu possa conoscere davvero qual è la volontà della parola del nostro Signore. Guarda com'è, quanto è importante. Gesù ha parlato anche di questo in Matteo capitolo 12, versetto 50. Vorrei leggere questo versetto brevemente con voi. Matteo 12, versetto 50. Gesù Cristo parlando ai discepoli, parlando alle persone, Matteo 12, versetto 50, dice così la parola del nostro Signore: poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre. Un altro aspetto importante che noi vediamo qua, Paolo, quando lui dice Paolo apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, dimostra, è qua sottointeso, l'ubbidienza e la sottomissione del Signore. Gesù Cristo che cosa dice qua? Chi fa la volontà del Padre mio, mio fratello. Quindi quanti di noi, il Signore già ha rivelato a te qual è la sua volontà, ma magari noi siamo resilienti, ossia noi vogliamo rifiutare la volontà di Dio. Caro fratello e sorella, se tu sei salvato per mezzo della grazia del Signore. E il minimo che io e te possiamo fare è essere fedeli al Signore, è ascoltare la sua parola, è mettere in pratica i suoi statuti, è essere ubbidiente al Signore, perché lui ci ha salvato per grazia. Paolo era una persona che perseguitava la Chiesa di Cristo, ma lui oggi sta dicendo a me e a te, se io sono un apostolo non è per mettermi in mostra, ma è perché io sono un inviato da parte del Signore, è perché è per la volontà di Dio. Dio ha un proposito ben preciso per la tua vita. La domanda che io e te dobbiamo fare, se questa lettera fosse la tua, tu saresti veramente una persona che sta al centro della volontà di Dio?
Io e te siamo delle persone che vogliamo mettere in pratica la volontà del Signore, oppure noi diciamo: Dio, tu sei un optional. Magari vai a comprare una macchina e dici: guarda, io vorrei aggiungere questo optional, qua non ci sono i fendi nebbia, vorrei avere i fendi nebbia o i sedili riscaldabili, infine tanto una infinità di cose, ma fare la volontà di Dio non è un optional, è una cosa essenziale per la vita del nostro Signore, per la vita nostra, perché noi sappiamo che noi dobbiamo fare la volontà del Signore. E guardate che Paolo ha avuto una missione molto particolare. Qual era la missione dell'Apostolo Paolo? Predicare il Vangelo di Cristo, soprattutto a chi? A quelle persone che erano stranieri di nascita, che non conoscevano la parola del nostro Signore. Infatti, sempre qui nella lettera di Paolo ai Colossesi, noi vediamo nel capitolo 1, versetto 27 questo: Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. La chiesa a Colosso, la chiesa dei Colossensi, era una chiesa formata maggiormente di stranieri. Io magari guardandomi attorno anche nella chiesa evangelica italiana, soprattutto se te parti da Roma in su, la maggior parte delle nostre chiese evangeliche sono formate da chi? Da fratelli stranieri. Quindi Paolo sta vivendo un contesto molto simile in alcuni aspetti, non in tutti, che Paolo sta vivendo, ossia credenti che vivono veramente in un contesto di tanti fratelli che sono stranieri. Ma perché sto dicendo questo? Perché questa era la volontà di Dio. Paolo era stato scelto per predicare la parola e soprattutto agli stranieri. Io e te, caro fratello e sorella, abbiamo una missione che è quella di predicare la parola del Signore. Io non sono un apostolo, tu non sei un apostolo, ma noi siamo dei missionari inviati da parte di Dio per predicare la volontà del Signore. E come dice l'apostolo Paolo qua nella sua prima lettera, anzi nella sua lettera ai Colossesi, nel primo versetto volevo dire, Paolo apostolo di Cristo per volontà di Dio. Se tu non sai qual è la tua, o se il tuo scopo nel mondo, incominci a capire questa mattina che come Paolo era un messaggero di Dio, un inviato di Dio per predicare la parola, io e te siamo portatori della parola del Signore. E noi dobbiamo predicare conoscendo questo. Gesù Cristo, prima di salire, dite: andate, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che io vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Caro fratello, non dirmi che non sai qual è la volontà di Dio. Tu lo sai molto bene. E noi dobbiamo fare come ha fatto l'Apostolo Paolo. Lui già in primis dice: io conosco la volontà di Dio, perché Dio mi ha dato il privilegio di essere un suo ambasciatore. Allora io oggi, se sono veramente un figliolo di Dio, non importa se tu sei un operaio, non importa magari se lavori per qualcuno, se lavori in proprio, se hai un contratto determinato o indeterminato, tu hai la volontà del Signore chiara, molto chiara per la tua vita. Se tosi un cane o se vai a curare i piedi delle persone, non importa. O se vendi un computer, per esempio, quello che vale è che noi siamo servitori del nostro Signore. E che noi vogliamo fare davvero, ossia, quindi Paolo sta dicendo: io vado nella autorità perché conosco la volontà di Dio per la mia vita. Ma c'è un altro aspetto fondamentale per la vita del credente. Quindi prima tu devi conoscere la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Che tu sia un operaio efficace per la gloria del Signore. Paolo dice anche, sempre nel versetto 1, Paolo apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e lui aggiunge qua una cosa: e il fratello chi? Fratello Timoteo. Ed è interessante questo, perché Paolo sta parlando che una cosa fondamentale è conoscere la volontà di Dio per me. Ma numero due è la fratellanza all'interno del corpo di Cristo. Amen. Siete fratelli e sorelle in Cristo Gesù? Sì o no? Sì. Alleluia. Siamo sì fratelli e sorelle in Cristo Gesù? Perché Cristo ci ha uniti. Guardate bene quello che fa Paolo. A volte noi leggiamo il versetto e non ci rendiamo conto. Paolo sta chiamando Timoteo di cosa? Di fratello.
Ma Timoteo era suo figlio nella fede, era un discepolo, era un pastore, un giovane pastore, e quindi magari, sai, era lui Paolo professore, maestro di Timoteo, che era un suo discepolo, e come il rapporto tra maestro e allievo? Magari c'è un rapporto, diciamo così, di cordialità, ma non è un rapporto, diciamo, magari che dice, oh, ciao, siamo famiglia, siamo fratelli. No, c'era sempre magari un po' di distanza, no? Se tu pensi all'insegnante, per più amicizia che puoi avere, ma il professore deve avere sempre una postura, un modo di relazionarsi con i suoi allievi. Paolo qua mette da parte ogni formalità perché dice, la persona che ci ha unito è Cristo Gesù, tu sei mio fratello in Cristo. E questa è una cosa fondamentale per la vita della Chiesa di Cristo, soprattutto per i tempi in cui noi stiamo affrontando. Paolo è nel carcere, Paolo è nella difficoltà, ma sapeva che c'era la sua famiglia spirituale che lo sosteneva con le sue preghiere. Al Signore, che sosteneva economicamente, che sosteneva moralmente, che sosteneva con incoraggiamento, che sosteneva mettendo, presentando l'Apostolo Paolo davanti al Signore, al trono di Dio. Paolo dice anche, quando parla dei fratelli a Colosse, guardate nel versetto 2, una delle parole che lui usa è fratelli in Cristo. E questo fatto che lui già subito spiana la strada nella sua, nei suoi primi versetti, già subito nell'introduzione, vuol dire che c'è una relazione, l'Apostolo e i fratelli. Nel senso che non c'è nessuno all'interno della Chiesa di Cristo che sia più o meno importante, perché noi siamo tutti fratelli in Cristo. Il capo della Chiesa, come viene presentato qui in questa lettera, è Gesù Cristo. Massimo oggi ha ricordato, ci ha condotto attraverso la scrittura, la cena del Signore, che per noi è fondamentale per la vita del credente, perché è un comandamento del Signore. Ma Gesù Cristo non ha detto fate questo nel nome di Tizio e di Caio, fate questo nel memoria di me, nel mio nome, nel nome di Gesù. Allora, numero uno, è fondamentale che io conosca la volontà di Dio per la mia vita. Ma numero due, io devo sapere che sono chiamato a avere fratellanza, a vivere veramente come una famiglia nel Signore. E guardando l'esempio di Paolo e di Timoteo, è quello che ci deve spingere. Perché magari c'è il datore di lavoro e c'è il dipendente. Ma com'è la relazione? No? Magari quando tu da dipendente vedi il datore di lavoro, a seconda del contesto, sai, cambia anche il modo di presentarti, perché oh no, è il capo, è arrivato il capo, allora devo stare no, lì, composto, attento, o magari il professore, lo studente, il lavoratore, ossia il cliente e il venditore. Ci sono questioni diverse, ossia, nel relazionarsi. Cari, queste formalità all'interno della Chiesa di Cristo non devono esistere. Noi siamo fratelli in Cristo. A volte io dico, ah, ma Fabiano, io ti devo chiamare pastore, ti devo, cari, io sono un servitore del Signore. Se tu mi vuoi chiamare Fabiano, o pastore, o Nicodemo, no, che è mio cognome, per me è uguale. Non cambia niente, perché non è il titolo che mi fa più o meno importante. Non è, ossia, queste nomenclature, queste parole, queste formalità. Noi siamo fratelli in Cristo. E Paolo, anche se lui si presenta come apostolo, noi vediamo la sua umiltà. E lui esalta la fratellanza all'interno della Chiesa, ossia che deve esistere anche per noi nella nostra vita. A volte mi stupisce quando magari ci sono persone che dicono, no, no, è il pastore, come se fosse un sommo sacerdote dell'Antico Testamento, una persona intoccabile. Non è questo che io vedo nella vita dell'Apostolo Paolo. Noi siamo tutti fratelli in Cristo, dobbiamo coltivare questa comunione nel Signore, perché questa è una cosa essenziale. Allora, che cosa è importante perché questo accada? Attenzione, molta attenzione. Io non devo avere uno spirito di superiorità, chiunque questa persona sia. Magari tu dici, sono fratello, già sono credente da 30 anni, arriva uno qua che è da 6 mesi che ha accettato il Signore, tu vuoi essere uguale a me? Superiorità, è sbagliato.
Orgoglio, arroganza, o magari quella super spiritualità come magari ce l'avevano o volevano far passare che fosse vero come i farisei, no? Un senso di giudizio, gelosia o quello egoismo sono cose che nel nome del nostro Signore, l'Apostolo Paolo ce lo sta spiegando molto bene. Lui ne aveva diritto per essere un apostolo di Cristo, ma lui dice: io sono un servitore del Signore, noi siamo fratelli in Cristo Gesù. Amen. Allora la domanda è: quanto mi voglio impegnare per curare la mia Chiesa? Quanto mi voglio impegnare per essere presente con la mia Chiesa? Perché, cari, una cosa che è fondamentale, quando io riconosco che la Chiesa di Cristo, il corpo di Cristo è importante, numero uno, io conosco la volontà di Dio, ma numero due, io mi impegno per vivere insieme alla Chiesa. Non siamo una Chiesa perfetta, ma siamo una Chiesa unita. È una frase che io dico sempre e noi ci dobbiamo impegnare. Quando c'è un incontro della Chiesa, gloria a Dio per la tua vita che tu sei qui questa mattina per lodare il Signore, celebrare la cena del Signore, per ascoltare la Sua parola, per rinforzare i legami che noi abbiamo l'uno con l'altro attraverso il sangue di Cristo che ci ha unificati, che ci ha lavati, che ci sta trasformando, che ci sta santificando, perché c'è una manifestazione potente dello Spirito Santo quando la Chiesa di Cristo si riunisce nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora io mi devo impegnare, io mi devo, ossia, devo cercare la vita insieme alla mia Chiesa. E l'Apostolo Paolo era a Roma, già aveva non pochi problemi, ripeto, lui era nel carcere, ma il suo cuore era insieme alla Chiesa che non lo aveva mai visto. A volte ci sono credenti che tu non hai mai visto, ma basta che li incontri faccia a faccia e dici: mamma mia, come se ci conoscessimo da 30 anni. Perché? Perché c'è l'amore del Signore. È questo che noi oggi, in un mondo che ci vuole separare, che ci vuole isolare dagli uni agli altri, un anno difficile come noi abbiamo vissuto, soprattutto nella prima parte di quest'anno, ma noi nel nome del Signore sappiamo che è fondamentale conoscere la volontà di Dio, sappiamo che è fondamentale anche avere la fratellanza all'interno del corpo di Cristo Gesù. Guarda quello che dice Paolo, sempre Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 5. Leggo anche per voi questo versetto per rinforzare quello che sta dicendo Paolo. Romani 12, versetto 5. Leggo io per voi. Romano 12, versetto di numero 5. L'Apostolo Paolo dice: così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Siamo un corpo in Cristo. Amen. Siamo radicati nel Signore, conosciamo la Sua volontà per la nostra vita, ma siamo anche un corpo. Ancora, cari, Paolo ci dà un'altra cosa fondamentale per la nostra vita. Oltre a conoscere la volontà di Dio, oltre a coltivare la fratellanza, versetto 2 dice che noi dobbiamo essere credenti spiritualmente maturi. Ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Allora, Paolo, quando dice questo, mi lascia anche sottinteso una cosa, che esistevano anche credenti che non erano santi e fedeli al Signore. Perché se lui dice ai santi, quindi ai questi che santi, tra l'altro anche per chi ci guarda da casa, lui non sta pregando a idoli, ai santi. Santi qua non sono i morti, ma sono i vivi. Sono le persone che hanno creduto nel nome di Gesù, che fanno parte della famiglia di Dio. Quindi l'Apostolo Paolo è santo, perché la parola santo vuol dire essere messo da parte, separato per dare la sua vita a Dio. Di nuovo io ripeto, Dio ha fatto tanto per la nostra vita, ha dato Cristo Gesù per pagare per i nostri peccati, che la cosa minima che io posso fare è consacrare la mia vita a Lui. E come lo faccio? Santificando, separando la mia vita per la sua gloria. E non facendo una divisione, una dicotomia. Vabbè, io dedico a Dio il mio spirito, però il mio corpo appartiene a me e faccio quello che voglio con il corpo. Infatti questo era uno dei problemi che c'era nel contesto di Colosse, di questa città. Ma Paolo sta dicendo con il corpo e con l'anima, con il corpo e con il mio spirito, il mio intero essere, io voglio essere santificato. Allora Paolo li chiama i santi, e come non solo li chiama i santi, ma li chiama anche fedeli fratelli in Cristo. Cari, una cosa che noi dobbiamo ricordarci
è che noi siamo chiamati a non soltanto essere una persona che ha accettato la parola perché ha ascoltato il Vangelo, ma dobbiamo comunque rimanere santi e fedeli fratelli nel nome del Signore. Noi viviamo in un contesto dove tutto ci spinge a non essere santificati. Noi viviamo in un contesto che la direzione è esattamente opposta. Tutto facilita perché tu ti allontani dal Signore. Ma invece l'Apostolo Paolo dice che quando un credente non è pienamente impegnato nel fare la volontà di Dio, allora magari può diventare un credente carnale. Paolo parla di questo anche ai Corinzi, no? Che in un'altra occasione sicuramente noi leggeremo anche questo. Quindi il punto che io devo ricordare a me stesso, a me e a te questa mattina è: io sono un santo fratello fedele in Cristo? Tu sei una santa sorella fedele in Cristo? Che qualità, che tipo di credente io sono? Perché questa è una cosa fondamentale. È fondamentale conoscere la volontà di Dio per la mia vita. È fondamentale la fratellanza, la comunione fraterna. Ma è fondamentale che io sia una persona fedele, forte nella parola, nella santità, nel Signore. Perché quando una persona viene a Cristo, sa che è un biglietto di sola andata. Io non posso tornare indietro. Se torno indietro, io ho anche ascoltato la parola, ma non ho mai lasciato lo Spirito Santo trasformare la mia vita. Io credo questo. Io non credo, ripeto, alla luce della parola, che una persona dice che veramente al 100% conosce Dio e abbandona il Signore. Quello non è solo un credente carnale, è un credente falso. Ma quando noi guardiamo la parola di Dio, noi vediamo se che c'è questa necessità anche per un credente che è un vero credente in Dio di coltivare la tua vita con il Signore. Se tu non mangi, se tu non bevi, diventerai, a parte che diventi magro, però diventerai malato. Sarai fragile nella tua salute. Prova a non bere acqua per molto tempo. Prova a non mangiare più niente. A parte la fame che avrai, i chili che perderai, però dopo ti senti debole, senza forza. La stessa cosa, io finché sono in questa sfera, prima della venuta di Cristo, mi devo nutrire della parola di Dio. Io devo parlare con il mio Signore, avere una relazione con Lui per mezzo della preghiera. Devo essere insieme alla comunione fraterna per fortificarmi nel Signore. Allora sì, io divento un credente fedele, giorno per giorno. Non è solo: ah Signore, io ho creduto nella tua parola, sono un credente, passo e chiudo, missione compiuta. No, è solo l'inizio. Che tu sia un giovane, che tu sia un credente da più tempo, noi dobbiamo e vogliamo continuare ogni giorno di più per essere un vero credente fedele al Signore. Paolo non conosceva questi fratelli, ma la loro fama era arrivata a Roma. La mia domanda è: qual è la nostra fama qui a Rimini? Qual è la nostra fama, la fama di questa chiesa nella provincia di Rimini? Qual è la nostra fama nel nostro vicinato, le persone che ci conoscono? Gente che non conosce il Signore. Loro possono dire: guarda, io non credo, io non penso come pensano loro, io non credo come credono loro, ma sono fedeli fratelli in Cristo. Sono santificati. Noi siamo santificati nel Signore? Siamo fedeli nel nome di Cristo Gesù? È una cosa che io e te questa mattina noi vogliamo ricordare a noi stessi. E numero 4, cari fratelli e sorelle, che l'Apostolo Paolo fa a noi, lui dice anche che ci sono due cose necessarie per la vita del credente. Guardate l'ultima parte quando lui dice: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi lui incomincia presentando se stesso: io sono un servo di Dio perché ho conosciuto la volontà di per la mia vita, io ce l'ho con me il mio fratello Timoteo perché siamo fratelli in Cristo, io scrivo a voi fratelli fedeli e santificati in Cristo, e sapete che cosa io desidero a voi? Quello che desidero anche per me: la grazia e la pace. Paolo era, non era nato in Israele, anche se era cittadino israelita, ma era anche un cittadino romano. E lui da israelita, che cosa fa? Lui saluta loro con quello che è il shalom. In ebraico voi sapete che la pace si dice shalom. Ancora oggi, se vai in Israele, quando saluti non dice ciao, buonasera, vabbè, c'è anche boker tov, no? Sarebbe buongiorno in ebraico, però voglio dire, quando saluti una persona tu dici shalom.
E Paolo non sta usando qua la parola ebraica, ma usa la parola eirene, che è questa parola pace, in lingua greca, perché lui sta salutando i fratelli, perché sa che una persona, molto più che la ricchezza, molto più che la salute, ha bisogno di due cose, la grazia e la pace del Signore. Ci sono persone che dicono, finché va bene, finché ci sia la salute, non è così che la gente dice in giro, finché c'è salute siamo a posto. Può mancare tutto, ma se manca la salute è un problema. Effettivamente, se manca la salute è un problema. Però Paolo va e parla di due questioni, due valori che sono al di sopra della nostra salute. Perché che cosa serve non avere anche salute se non hai la pace che il Signore dà a te? O anche quando tu sei nella malattia e non hai proprio speranza, non sai a chi aggrapparti, ma che differenza fa quando anche nel bene e nel male la grazia e la pace del Signore è presente nella tua vita? Fa la differenza. Io non so che cosa ci riservano i prossimi mesi. Noi siamo appena entrati in autunno, voi sapete molto bene, no? Quello che stanno dicendo di nuovo in televisione, i numeri che aumentano e contagiate, tante cose. Non entro qua in dettagli, però io so una cosa, cari fratelli, io e te abbiamo bisogno della grazia e della pace del Signore. Io non so che cosa mi aspetta, ma io so quello che il Signore ci dona. E noi abbiamo bisogno di grazia e di pace. Noi abbiamo bisogno di essere credenti santificati, fedeli al Signore. Noi abbiamo bisogno di fratellanza e noi abbiamo bisogno di conoscere la volontà di Dio. Queste cose fanno parte della tua vita. Vogliamo pregare al Signore. Signore, questa mattina ti ringrazio per la tua parola, per come tu parli al nostro cuore. Nonostante, Signore, le nostre imperfezioni, però tu, Signore, ti sei rivelato a noi per mezzo della tua parola. Io ti prego, Signore, che nel nome di Gesù la tua grazia e la pace tua stia nel nostro cuore. Trasforma, Signore, perché anche se Paolo l'ha detto come l'ultima cosa in questo brano di questa mattina, io so, Signore, che è il punto di partenza per noi, perché senza la grazia noi non possiamo conoscere te. Senza la pace è difficile conoscere anche il proposito di Dio per la mia vita. Però ti prego, Signore, che questa mattina noi possiamo glorificare il nome del Signore. Possiamo gioire, cantare, celebrare con gioia, con fedeltà. Il Signore che si è rivelato a noi. Questa lettera, Signore, non è solo per i credenti a Colosse, questa lettera è per Rimini, è per Cesena, è per l'Italia. È una lettera per tutto il popolo di Dio, Signore. Perché, Signore, non ci dobbiamo avvelire davanti alle difficoltà, ma ci basta la grazia e la pace del Signore per fortificarti, per darti, Signore, la forza, la costanza, la perseveranza per continuare a conoscere la Tua volontà, di essere i Tuoi messaggeri, di coltivare la comunione fraterna e di avere una vita santificata per la Tua gloria. Signore, io Ti ringrazio per la vita di questa Chiesa. E ti prego, Signore, che nei prossimi mesi, domeniche, settimane, tu possa, Signore, continuare a lavorare nel nostro cuore. Che uno di noi, Signore, possa avvicinarsi al Signore sempre di più. E ti ringraziamo, Signore, per questa mattina, per questo tempo di lode e di adorazione e di parola di Dio per la nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Prima di continuare la tua vita, porta nel tuo cuore queste quattro cose, aspetti fondamentali per la tua vita e il Signore ti darà la forza per vivere un'altra settimana per la sua gloria nel nome di Gesù. Amen. Che il Signore ci benedica.